sembra un po' attenuarsi la sofferenza, è un momento di ferita. Non sembra esagerata l'espressione, ma questa è la sensazione viva che mi pare sia condivisa dalla maggior parte di questa popolazione. L'incendio, qualunque causa possa esserne stata l'origine, l'incendio è una ferita alla terra, e la terra è la nostra alma mater, la madre che ci alimenta. La ferita alla terra è la ferita alla nostra umanità. Uomini di Sant'Agata, teniamo ben presente questa realtà. Noi non siamo i dominatori della terra, noi siamo i servitori della terra. La terra ha bisogno di essere accarezzata, la terra ha bisogno di essere assecondata, perché soltanto così produce ricchi frutti, direbbe San Francesco d'Assisi, che sono messi da Dio eternità, è autore della vita e della storia, è autore anche della natura, ha messo a nostra disposizione per alimentarci nel nostro cammino quotidiano. Noi vogliamo con questa celebrazione liturgica condividere nel segno della solidarietà umana questa esperienza un po' di disorientamento, perché non si può concepire come un fenomeno di questo genere in piena estate, nel momento in cui abitanti di altre terre o santagatesi che risiedono fuori siano tornati a vivere un momento di pacatezza, di serenità, di distensione, culminata poi con un gesto così insano che ferisce la nostra umanità. Chiediamo umilmente perdono al Signore per tutte le nostre superficialità ed insieme diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che egli doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero? Dando così il via alla recita del Santo Rosario, alcuni uomini che si chiedevano un po' ad alta voce: ma che senso ha questa celebrazione all'aperto? Qual è la ragione? Per qual motivo? Vi dico subito, siamo qui per una ragione evidentissima che penso è in sintonia con noi, i vostri pensieri, col vostro stato d'animo. Siamo qui per prendere visione, voi avete di fronte il panorama esteso, del danno procurato da un incendio che da questa notte ha continuato a divampare fino alle prime ore di pomeriggio sul Monte della Croce. Voi santagatesi sapete che c'è un profondo legame tra la città di Sant'Agata e quel monte. Ieri sera, al ritorno dal rito della Via Crucis, un signore di una certa età che portava nell'ultimo lungo tratto la croce mi ha detto così confidenzialmente: padre, qui nel 1956 è stato avviato il lavoro di rimboschimento. Prima una collina così, dico io, a forma di zucca secca, non c'era niente. È bello vedere come il lavoro dell'uomo
insieme alla natura che viene assecondata dalla collaborazione umana, trasformi al nostro sguardo la terra che ci ospita. Tra il Monte della Croce e la città di Sant'Agata ci sono dei legami. Non soltanto legami di territorialità, ma legami anche di carattere morale, etico, di carattere spirituale. Io, ormai tutto il mondo sa che amo il Monte della Croce, perché ogni mattina vi ci reco, sì, mi ci reco, vado, bastone in mano perché incontro le volpi ma non le vipere. Bene, mi reco sul Monte della Croce, è bello. È bello perché c'è una configurazione così geografica che rende ancora più significativa la città di Sant'Agata, ancora più accettabile nella sua configurazione orografica, nella sua configurazione fisica. Quel polmone di verde che ha costato la fatica di uomini e donne che vi hanno preceduti, molti tra voi mi hanno raccontato come fino ad un passato molto recente hanno lavorato per la manutenzione del bosco, per la manutenzione del Monte della Croce. E poi la sacralità di quel monte che è sintetizzata e simboleggiata da quell'enorme croce, che io fosse voce, non dico croce, pensavo fosse di materiale fosforescente e invece mi è stato detto è in ferro, confermate voi uomini, è in ferro quella croce, sì o no? Ferro o no? Sì, ecco, ferro. Però, ecco, è verniciata in colore bianco, per cui la sera quattro fari, ma uno è spento, era già spento ieri sera. Quattro fari potenti la illuminano nella notte. Quella croce risplende nel suo vigore, data la statura enorme, e soprattutto nella sua luminosità, indotta la luminosità dai quattro potenti fari. Mi sono soffermato più volte a leggere le tracce della fede antica di questa città di Sant'Agata, che ha scritto così nella prima epigrafe in latino, un latino elegantissimo che rende onore a coloro che sono stati vostri pastori, penso sia stata dettata o da qualche professore di latinità o da qualche sacerdote esperto nella lingua latina in passato. Sant'Agata ha avuto sacerdoti di merito e sul piano dell'esercizio della propria missione e anche sul piano della didattica, sul piano dell'insegnamento, in quanto professori di lingua latina o di lingua, dico, di materie letterarie. È un saluto straordinario che il pellegrino, dico sì pellegrino, non semplicemente il turista, ma il pellegrino. Il pellegrino ha una dimensione di maggiore religiosità, è l'uomo pio che lascia la sua terra e, affrontando la fatica della strada, l'incertezza della strada, gli inconvenienti che la strada comporta, sale verso un luogo che gli dice qualcosa. Nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra vita. Viene nel nome del
Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. A tua immagine hai formato l'uomo, alle sue mani operose hai affidato l'universo, perché nell'obbedienza a te, suo creatore, eserciti il dominio su tutto il creato. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non lo hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Questo è il mistero della nostra fede. Scheletri muti che parlano della cattiveria umana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Insieme, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace e ti do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un gesto di pace. Pace a te. Pace a te. Agnello di Dio, tu che ami tanto uno come me, vedi non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi prendi me. Sono come la polvere alzata dal vento, sono come la pioggia piovuta dal cielo,
sono come una canna spezzata dall'uragano. Sei tu, Signore, non sei con me. Io non sono degno di ciò che fai per me. Tu che ami tanto uno come me. Ognuno contempli la pianta gradita, che frutto di vita al mondo recò. Isolato, legato ad una circostanza di emergenza un po' drammatica. Non vogliamo dipingere ancora in maniera negativa l'evento, certo, non siamo tranquilli. Bene, deve avere un seguito, dobbiamo incontrarci. Amor crucis deve essere una parola che deve movimentare un po' intelligenza e fantasia, laboriosità, convergenza di interessi, perché il Monte della Croce deve ritornare ad essere il luogo che esprime nei secoli, che esprime nella quotidianità dei nostri giorni la fede della città di Sant'Anna. I danni vanno riparati e tutto quello che è necessario fare con le nostre mani deve essere fatto da tutti. Non aspettiamo che sia l'amministrazione a partire, chiederemo il permesso all'amministrazione, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare con un senso di responsabilità. E il fiore all'occhiello della città di Sant'Agata, dall'alto il castello, di fronte al panorama della città e delle vostre case, il monte sacro della croce. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Ti saluto, Croce Santa, che portasti Redentor. Gloria, lode, onore ti canta. Sei vessillo glorioso di Cristo.